Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Io sono Teto, lui è Valerio, mio amico. Ciao. E quella che abbiamo alle nostre spalle non è Fosca, ma è la mia puttanella. Eccola. Il vero proprio nome, io la chiamo così, quindi va bene così. Quindi una Z7.5 del 2011 e oggi andremo ad effettuare la manutenzione di Prassi. Tagliando, giusto? Filtro olio, gli diamo una pulitina al filtro dell'aria. Improvvisiamo un attimino, sì, dai. Sì, assolutamente. Ma cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo comprato? Il nostro amicone Valerio. Olio Bardal. Tieni, presentaceli tu che io sono poco a pezzo. Vabbè, abbiamo preso un Bardal TC60, 1040. Quanti litri? Sono 3,8 litri, questa qua riporta 3,8 litri, sono 4 litri in totale, quindi rimarranno 2 per gli eventuali rabocchi. Perfetto. E un filtro a gas semplicissimo. Sì, sono quelli che si vendono sul web, che vabbè, ne parlano bene, quindi sono fidati, diciamo. Perfetto, quindi noi ci prepariamo un attimino, riscaldiamo la moto e ci vediamo dopo la sigla. Ciao! Ciao! I guantini si mettono perché sennò poi dopo quando gli faccio le seghe faccio male, che ho le mani tutte rovinate. E quindi abbiamo scaldato la moto portandola a circa 70 gradi, così almeno l'olio diventa un pochino più fluente, no? Aiuto. Mentre tu parli, che io non sono capace. Facilita praticamente il deflusso dell'olio, con tutti i metalli, tutte le impurità che si creano all'interno. Ti contatterò per un colloquio. Abbiamo svitato la vite che adesso vado a recuperare. Questa vitina l'abbiamo tolta, poi Valerio dice che vuole cambiare la ranella, però a me onestamente sembra nuova. Come in realtà si è accorto anche lui, quindi penso che non la cambieremo e quindi ha buttato i soldi. No. Euro di ranella, fammela spruzzare. Un euro di ranella, poi quando vi chiedo di comprare un cheeseburger non me lo compra. Vale. Quindi l'abbiamo tolta, abbiamo tolto anche il tappo dell'olio, no, di modo da far entrare l'aria, in modo che così almeno si facilita ulteriormente il deflusso dell'olio, come diceva lui. E adesso il mio amicone sta andando a smontare con la mia chiave. Che non va? Come non va? Figa, io che volevo tirarlo via mano. Dai, vai. È andata? Un cazzo. È andato! No, niente. Ma tu ricordatevi sempre per stringere e per svitare e per avvitare che il tempo stringe, quindi se tu fa in senso orario, avviti. Se fa in senso antiorario, sviti. Senso antiorario? Così. Così. Certo, se tu mi guardi, caro. Ma che cazzo me l'ha fatto fare a me? La chiave per svitare i filtri l'ho comprata al Beps, non vi metto il link perché non funziona. È andato! È andato! Questo è come si riduce un filtro dell'olio che non vuole scendere. Dopo che Mattuccio è passato. Con noi due non si fotte un cazzo. Ragazzi, le chiavi vecchie funzionano sempre. Questo filtro dell'olio ci ha fatto penare. Mamma mia, ho ridotto Maluccio. Quindi dopo aver distrutto un filtro dell'olio, adesso andiamo a smontare tutto quanto, qua senza serbatoio, tutte cose,
per andare a soffiare, pulire il filtro dell'aria. Quindi il filtro dell'aria l'abbiamo messo dentro e adesso niente, ci apprestiamo a mettere su il filo filtro dell'olio. Filtro dell'olio, ricordiamoci sempre di lubrificare la gommina prima di metterlo su. Come ci ricordava il buon Valerio, la ranellina di ricambio, vuole cambiare, si è speso sti soldi. Buttacela su. Un euro di ranella è frutto, certo. Rimettiamo dentro l'olio, il 3.8 sì, litri d'olio, e poi rimontiamo il tutto. Dove c'è? No, ma va, se passi butto via la moto. Se mi vuole far buttare la moto, mi vuole far comprare la luce, ecco. Bella ragazzi, rieccoci qua, abbiamo cambiato inquadratura dopo aver versato l'olio motore, chiaramente non c'è stato tutto, poi Valerio ovviamente effettuerà un giro di ricognizione, piccolo rabocco poi dopo il giro, quello che entra nel filtro dell'olio e tutto quanto, ci vuole un attimino. Giustamente, adesso ci apprestiamo a rimontare le catene, le catene. Le catene, ancora un'altra volta con... sì, infatti. Ci apprestiamo a rimontare ora le carene e niente. E chiuderei qua io il video. Facciamo vedere la bestia scarenata. E nulla. Io vi invito a mettere un like se vi è piaciuto il video, iscrivervi al canale e noi ci rivediamo ad un prossimo nuovo video. Ciao!